Gianni Colaccione, Libri.tv, 12 ottobre, stiamo, 2012 ovviamente, stiamo al Torre Argentina e sta per cominciare il Comitato di Radicali Italiani, Comitato Nazionale, Comitato Pre-Congressuale, e siamo in compagnia di Alexandre Rossi, attivista e militante sulla breccia e direi quasi al fronte per raccogliere in questo periodo le firme per gli 8 referendum promossi dal Comitato Roma si muove. Stiamo agli sgoccioli, ci sta una proroga, adesso tecnicamente Alexandre ci spiega un po' cosa sta accadendo e come va questa raccolta firme che dobbiamo arrivare a 50.000 se non sbaglio. Sì. La proroga abbiamo ottenuta praticamente annullando le firme dei primi di luglio, la prima settimana se non erro, e ovviamente prorogando il tempo, quindi dal 5 al 15, quindi lunedì scadono i termini, rimangono 3 giorni. In quest'ultima settimana addirittura anche il PD ha dato la sua adesione, come ti dicevo prima, quel partito dopo, un po' dopo, c'è stato luglio, agosto difficilissimo, io sono arrivato qui a Roma a fine agosto, settembre un po' di ripresa, adesso questi ultimi giorni e quindi il PD apre, dicevo, anche i circoli sabato e domenica, proprio in extremis, gli ultimi giorni, ma quello che mi chiedo io, ci sono stati altri fine settimana, i fine settimana di luglio, i fine settimana di agosto, di settembre, forse... C'è stata poi tutta quanta la festa dell'unità? Sono state le feste democratiche dove sono stati un po' trattati un po' con snobismo i vari militanti, i tavolinari di Roma si muove, perché spesso e volentieri non erano dentro le feste ma erano all'ingresso fuori, però lì si è visto veramente che anche i militanti, la base del PD è vicino a tutte queste 8 questioni che io dico sempre quando spiego un po' i referendum ai cittadini, non sono questioni, questi 8 punti vanno da rifiuti al mare, diritti civili, libertà di scelta di servizio alla persona o costi della politica, non sono questioni di destra o di sinistra, non sono questioni progressiste o conservatrici, ma sono questioni veramente per portare Roma degna di essere una capitale europea. Io penso che per esempio a Parigi non c'è bisogno di fare una Parigi si muove, perché per la questione dei diritti civili, la questione dell'ambiente, li hanno già risolto, le classi politiche hanno già posto il problema, le hanno risolte. Qui invece c'è bisogno appunto di questo sforzo, di questa campagna, di questa iniziativa referendaria, ovviamente c'è bisogno anche che un po' tutti ci diamo da fare, quindi Roma si muove, ma anche i romani si devono dare una mossa, anche i partiti romani, il Partito Democratico. Sta andando bene, che sono gli ultimi giorni, ieri c'è stata per esempio a Piazza del Pantheon l'iniziativa comizio di Nichi Vendola, dove appunto ho scoperto, dicendo, mi hanno detto dei militanti radicali che addirittura SEL ha tolto, promuoveva su 8 referendum 6, ha tolto 2 quesiti, ma per fortuna anche in quel caso gli elettori, insomma la base di quel movimento, ha chiesto di firmare anche per quei quesiti che SEL ufficialmente non sostiene, e sono veramente, qui abbiamo dell'assurdo, non sostengono, anzi contrastano in tutto e per tutto la questione della libertà di scelta dei servizi alla persona e non si trovano d'accordo neanche sulla questione dei costi della politica, pensate. Comunque il conteggio delle firme più o meno quant'è? Il conteggio delle firme io non so, veramente, perché non lo so. Ci stiamo aggiornando, c'è sopra Matteo Mainardi nell'ufficio di Roma, dei Radicali Roma, che l'ufficio è invaso da scatoloni di moduli, stiamo contando, ci devono giungere le firme anche da parte dei compagni di Verdi, di Italia dei Valori, di FLI. Speriamo veramente di farcela, io sono ottimista, sono fiducioso, nonostante tutto, nonostante tanta indifferenza, qualche gesto che invita caldamente ad andare verso quel paese, non so quale, però insomma sono fiducioso, io veramente nutro grande fiducia nel genere umano, ma spesso è un po' mal riposta, ma insomma ancora, però per ora fino al 15 sono fiducioso, poi vedremo. E quindi promuoviamo appunto, venite a firmare per questi referendum, Roma si muove è il nome del comitato, si troveranno poi anche sul sito romasimuove.it, ci sono gli indirizzi dei tavolini dove poter firmare, ancora fino a 15, chi ha firmato mi sembra a luglio devi rifirmare perché appunto per questa proroga, che in realtà non è una proroga, è uno spostamento di termini, le prime firme saltano. Le firme della prima settimana sono state annullate, quindi chi si ricorda di aver firmato tra il 6
il 10-15 fino alla metà di luglio, può andare a vedere su Roma Si Muove dove abbiamo le postazioni. Ripeto, sabato e domenica, cioè domani e dopodomani, 13 e 14 sono aperti anche i circoli del PD dove si raccolgono le firme per questi quesiti. Io faccio un ulteriore appello: andate a firmare per far sì che Roma diventi una città, una normale capitale europea, degna appunto di questo titolo, civile, laica, rispettosa dell'ambiente, ecocompatibile, dunque rispettosa della persona, perché quando parliamo di registro dei biotestamenti, di servizi alla persona, dei servizi erogati dal comune anche per le famiglie non vincolate dal matrimonio, insomma è veramente una città rispettosa anche della dignità umana e della persona, tutto ciò che Roma ancora oggi non è. Ma non solo per colpa di Alemanno, per colpa del capo di Stato straniero oltretevere, ma soprattutto, secondo me, è colpa anche dei romani. Romani, datevi una mossa. Grazie Alexandre Rossi.